Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima. Ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con le misure del governo dal ritorno a scuola in presenza fino alla prima media, fino al divieto di fare visite ad amici nelle regioni in zona rossa, tranne per il weekend di Pasqua. Questa è l'Italia di aprile divisa tra arancione e rosso, anche se possibile, a sperare in alcune deroghe nell'eventualità di un calo di contagi. Tra le nuove misure del decreto firmato dal governo, confermato che dal 3 al 5 aprile tutta l'Italia sarà in zona rossa come a Natale, non si può circolare nemmeno all'interno del proprio comune, però è consentito per una volta al giorno spostarsi in ambito regionale con un massimo di 2 persone, più i minori di 14 anni conviventi, per andare a trovare parenti e amici nella consueta ormai fascia oraria dalle 5 alle 22. È possibile però svolgere anche attività motorie in prossimità della propria abitazione e attività sportiva all'aperto in forma individuale, dunque rispettando le distanze di sicurezza. Fino al 30 aprile, come si diceva, non ci sarà la possibilità per alcuna regione di spostarsi in fascia gialla. Il Comitato Tecnico Scientifico ha sottolineato che le misure previste in zona gialla hanno dimostrato una capacità di contenere l'andamento della curva epidemica, ma non di ridurla. Si verificherà il tutto nella metà del mese, dunque, se la situazione epidemiologica lo consentirà, si valuterà la possibilità dove il virus è più contenuto, dunque di poter procedere ad alcune riaperture, in particolar modo di bar e ristoranti. La campagna di vaccinazione prosegue e dunque riusciamo a vaccinare quante più persone possibile. Lì vediamo che c'è un crollo del tasso dei contagi. Questo lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo al Summit Coldiretti e Filiera Italia con il governo. Aver vaccinato in particolar modo nelle RSA ha prodotto subito un risultato visibile, ha detto il capo di gabinetto, è crollato sia il tasso dei contagi che quello dei decessi. Questo ci indica che il vaccino è la strada da seguire. Adesso siamo nella condizione di poter produrre un'importante accelerazione. Intanto il commissario all'emergenza Figliuolo ha annunciato che sono in arrivo 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca. Si prosegue, ha detto il commissario a Cagliari, nel giro di verifica affinché sia tutto pronto per poter proseguire in maniera importante nella campagna vaccinale. Inoltre, ieri sono state consegnate oltre 1 milione di dosi Pfizer, sono arrivate anche 500.000 dosi del vaccino di Moderna, dunque si prosegue, come si diceva, in maniera importante nella campagna vaccinale. Ora i dati Covid nazionale sono 23.649 i nuovi positivi al tampone con 501 vittime e 20.712 persone guarite. I test processati sono stati 356.085 per un tasso di incidenza in leggera discesa, meno 0,2%, che si attesta al 6,6. Buone notizie però dal fronte ospedaliero: negativa sia il saldo di terapia intensiva con meno 29 persone ricoverate, sia quello dei ricoveri ordinari con meno 231 posti letto occupati. In Campania invece sono 2.258 i nuovi positivi a fronte di 19.536 tamponi molecolari esaminati e 4.199 antigenici. La percentuale risale all'11,56%, passando dal 10,29% della giornata di mercoledì. 734 sono le persone risultate sintomatiche. Ancora alto il numero delle vittime, sono 55, di cui 36 nelle ultime 48 ore e 19 in precedenza, ma contabilizzate soltanto nel bollettino di ieri. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, a fronte dell'ormai nota disponibilità di 656 posti di terapia intensiva, ne sono occupati 160, mentre invece su 3.160 posti letto di degenza ordinaria tra offerta pubblica e privata ne sono occupati 1.586. Proprio in Campania, il governatore della regione Vincenzo De Luca ha parlato dal centro per l'autismo Blu Nauti di Qualiano per fare il punto della situazione pandemica con la stampa. Lo ascoltiamo. Possiamo lasciar perdere tutte le scemenze. Quello che bisognava dire ho detto ieri sera, punto. La regione Campania ha fatto quello che la legge consente senza chiedere il permesso a nessuno. E andiamo avanti.
Presidente, sulla zona rossa lei è stato insomma già abbastanza duro, però insomma continuano a essere non rispettate le regole e i contagi stanno aumentando. Ecco, qual è il suo pensiero e che cosa si può fare concretamente? Dobbiamo avere il massimo di attenzione. In tutta Italia e in tutte le regioni dobbiamo stare attenti. In Campania dobbiamo stare attenti 10 volte di più. Questa è l'unica regione d'Italia dove non è consentito sbagliare. Perché, come vado ripetendo, abbiamo la densità abitativa più alta d'Italia e nell'area metropolitana di Napoli la densità abitativa più alta d'Europa. E se uniamo questa densità abitativa all'aggressività delle varianti Covid, l'aggressività significa che se prima avevamo in terapia intensiva persone sopra i 75-80 anni, adesso il virus colpisce persone di 40 anni, 50 anni, 30 anni. Quindi dobbiamo essere estremamente prudenti. Oggi abbiamo 2.000 positivi e quindi la situazione rimane estremamente delicata. Non possiamo sbagliare. Devo anche dire per tranquillità nostra che i due dati che misurano l'epidemia, cioè i decessi per Covid e le terapie intensive, vedono la Campania all'avanguardia in Italia. Siamo la regione che ha meno decessi Covid in proporzione agli abitanti e in questo momento abbiamo 160 ricoveri in terapia intensiva. La metà dei ricoveri che abbiamo in altre regioni che magari non sono in zona rossa. Questo ci dice che il sistema funziona, che abbiamo un personale straordinario, ma in questo contesto dobbiamo comunque stare attenti. Il problema è la vaccinazione. Ora un fatto di cronaca, perché al termine di articolate indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma sono stati eseguiti 4 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti cittadini ritenuti responsabili di aver inviato tra ottobre scorso e gennaio 21 numerose email dal contenuto gravemente minaccioso rivolto al Ministro della Salute Speranza. Ad essere indagati per minaccia aggravata sono 4 persone tra i 35 e i 55 anni che risiedono nel torinese, cagliaritano, varesotto ed ennese, alcuni tra l'altro con precedenti penali di estrema gravità. Le minacce che hanno formulato al Ministro della Salute, tutte connesse con le misure e le restrizioni previste in ambito Covid. Nei messaggi venivano prospettate delle ritorsioni di azioni violenti nei confronti del Ministro e dei suoi familiari, non escludendo anche minacce di morte. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati i dispositivi elettronici in uso agli indagati, su cui naturalmente c'è bisogno di effettuare i dovuti rilievi tecnici. Effettuata ieri nei comuni di Caivano e Caserta un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito di rifiuti e roghi, di rifiuti industriali e artigianali e commerciali. Importante dunque lo sforzo che viene prodotto in un territorio particolarmente delicato come la Terra dei Fuochi. Il 1 aprile sono entrati in azione 27 equipaggi per un totale di 64 unità interforze. 6 attività sono state controllate e 3 sequestrate. 3 persone tra le 51 controllate sono state denunciate per illeciti ambientali, 5 persone sanzionate con un totale di sanzioni comminate di circa 15.000 euro. Allo stesso tempo i droni ambientali della Polizia di Marigliano hanno svolto un'attività sul campo Rom di Caivano, rilevando che la situazione dei roghi è rimasta invariata. I reati contestati sono stati gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni. Ci spostiamo ora a Caserta col bollettino Covid del primo giorno di aprile, che fa registrare un aumento del tasso di incidenza del 3%. Con i dati specifici sono 382 i nuovi positivi, con 345 guariti ed 11 deceduti. I tamponi processati sono stati 2.937, per un tasso di incidenza, come si diceva, risale, arriva al 13%, nel saldo complessivo aumento di 26 contagiati. Su tutto il territorio Caserta resta in cima per numero di casi attivi con 611 persone infette, seguita poi da Maddaloni con 521 e Marcianise con 490.
Restiamo nel Casertano, grande notizia per la comunità di Calvi Risorta, perché l'ASL locale ha confermato che proprio il comune potrà ospitare un centro per le vaccinazioni ed è stato deciso, come ha comunicato il sindaco Giovanni Lombardi, di utilizzare il palazzetto dello sport. Da diverse settimane, si legge, gli uffici sono impegnati ad elaborare le certificazioni necessarie per l'agibilità, mentre la protezione civile sta svolgendo un lavoro straordinario da un punto di vista tecnico ed organizzativo. Appena ci saranno le giuste direttive, non solo governative ma anche regionali, su quelle che sono le categorie da vaccinare, le modalità, sarà nostra cura, ha detto il Comune, informare la cittadinanza. Le dosi dovrebbero arrivare a breve, ma insomma non dipende questo dal singolo Comune. Dunque una grandissima notizia per tutta la comunità di Calvi Risorta. Chiudiamo con il calcio. Buone notizie per Piotr Zielinski, rientrato dal ritiro polacco dopo i timori, essendo stato in camera con il compagno Lukas Skorupski, risultato poi positivo, il portiere del Bologna. Il calciatore del Napoli si è sottoposto in aeroporto ad un test antigenico, risultato positivo, è scattato l'allarme, il numero 20 si è recato poi presso la propria abitazione, ripetendo sempre un altro antigenico che ha dato poi risultato negativo. Per avere conferma, come da prassi in questi casi, si è sottoposto ad un tampone molecolare che in mattinata ha dato esito negativo. Altro tema importante per il Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne. Ne ha parlato il suo agente Vincenzo Pisacane, che ha detto: mi dispiace che debba smentire le notizie che escono, è da un po' di tempo che non parlo più, questa è l'ultima volta che rilascio un'intervista fino al termine della stagione, ha detto l'agente. Il Napoli non ci ha chiamato, non c'è stato alcun incontro, quando poi sarà finito e il Napoli avrà raggiunto, come si spera per tutti i tifosi partenopei, l'obiettivo Champions League, ci si siederà al tavolo con il patron De Laurentiis per parlare appunto del prolungamento contrattuale. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata, arrivederci.